Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura parliamo subito della svolta clamorosa nell'ambito della vicenda della strage di Berlino, dove purtroppo ha perso la vita la giovane 31enne di Sulmona, Fabrizia Di Lorenzo. Perché è stato ucciso dalla polizia a Sesto San Giovanni nel Milanese il presunto attentatore della strage? Si tratta di Anis Amri, il 24enne tunisino, che dopo un conflitto a fuoco con gli agenti della Volante è stato colpito a morte. È ferito uno dei due agenti, anche se non è in pericolo di vita. Il servizio di Alfredo Privante. Si aggirava armato per le vie di Sesto San Giovanni. Anis Amri, il killer di Berlino, era a piedi nei pressi della stazione in piazza Primo Maggio quando la polizia, attorno alle 3 di questa notte, nel corso di un normale controllo, lo ha fermato. Amri, alla richiesta di mostrare i documenti, ha risposto estraendo la pistola calibro 22 che portava con sé ed ha fatto fuoco contro gli agenti Christian Movio e Luca Scatà. Movio è stato raggiunto da un proiettile alla spalla ed è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Scatà ha risposto al fuoco uccidendo il terrorista che, prima di morire, avrebbe urlato Allah Akbar, Dio è grande, un grido ormai divenuto marchio di fabbrica del fondamentalismo islamico. È terminata così la fuga dell'uomo che a bordo di un tir lunedì scorso si è abbattuto sul mercatino di Natale di Berlino, uccidendo 12 persone, tra cui Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona. Secondo i primi accertamenti della Digos, coordinati dal capo dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, Anis Amri è arrivato in Italia dalla Francia, in particolare da Chambéry in Savoia, da dove ha raggiunto poi Torino. Dal capoluogo piemontese avrebbe preso un treno per Milano, dove è arrivato attorno all'una di notte. Infine, dalla stazione centrale si è spostato a Sesto San Giovanni, dove ha incrociato gli agenti della squadra volante. Le prove degli spostamenti sarebbero nello zainetto del 24enne tunisino, in cui ci sono i biglietti del treno. Agli agenti della polizia, il ministro dell'interno Marco Minniti ha rivolto un ringraziamento speciale, non prima di aver ricordato come il sistema di sicurezza italiano abbia complessivamente funzionato. Nei prossimi giorni andrò personalmente ad abbracciarlo. Gli ho fatto gli auguri di buon Natale, dicendogli anche che grazie alle persone come lui gli italiani potranno fare un Natale ancora più felice. E consentitemi alla fine di ringraziare tutto il dispositivo di sicurezza del nostro paese, di cui l'Italia deve essere orgogliosa. Minniti non si è sbilanciato sulle indagini in corso sia in Germania che in Italia. Il corpo di Amri è stato identificato tramite le impronte digitali, le stesse lasciate sul camion della morte. Bisognerà chiarire come è stato possibile che sia arrivato indisturbato in Italia attraversando Germania e Francia e perché abbia cercato riparo proprio nel nostro paese, dove era stato detenuto per 4 anni nel carcere di Palermo. La morte di Amri, ad ogni modo, fa tirare un sospiro di sollievo a tutta l'Europa, in un clima che comunque resta molto mesto. Intanto a Sulmona, la città di Fabrizia, dove ieri sera sono scese in piazza per una fiaccolata a 2000 persone, si attende il rientro della salma per l'ultimo saluto della città alla ragazza, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Alla famiglia di Lorenzo, il presidente del Consiglio, Gentiloni, questa mattina ha voluto rivolgere il suo pensiero. Cogliere questa occasione per stringerci, noi del governo e tutti gli italiani, in un abbraccio ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo. Come ho detto anche ieri, italiana esemplare rimasta uccisa in questa strage. E ora cambiamo pagina, chiedono maggiore tutela e più controlli. Imprenditori e cittadini della Vallata del Foro, assieme alle forze dell'ordine, si sono ritrovati nella sala consiliare del comune di Villamagna per cercare di capire quali strategie adottare per arginare il fenomeno. Per cui, sinceramente, noi ci sentiamo un po' lasciati in abbandono, non vediamo forze dell'ordine, non vediamo pattuglie in giro di notte, non vediamo niente. Ma comunque noi siamo anche abbonati con queste agenzie di sicurezza, insomma, cioè,
che anche loro, a me, quando hanno fatto il primo furto, sono arrivati dopo tre quarti d'ora. Nella vallata del Foro è piena emergenza microcriminalità. Una raffica di furti sta mettendo in allarme i cittadini e gli imprenditori che da tempo lamentano di essere abbandonati dalle istituzioni in balia delle scorribande dei ladri. Mi hanno rubato due vetture. E di continuo, perché non è la prima volta, è successo anche tante altre volte che sono venuti. Una volta mi hanno rubato una moto, comunque ci sono denunce depositate appunto alla caserma dei carabinieri, ma purtroppo siamo scoraggiati sotto questo aspetto, non sappiamo ancora cosa fare, come ci dobbiamo comportare. Le strategie per combattere e arginare il fenomeno criminale sono state al centro di un incontro nella sala del Consiglio Comunale di Villamagna, a cui hanno partecipato tanti cittadini e imprenditori, oltre a rappresentanti delle forze dell'ordine e sindaci. Noi chiediamo un maggiore controllo del territorio, chiediamo maggiore attenzione e che venga predisposta una strategia idonea a tutelare sia le aziende sia i privati, perché qui i furti sono all'ordine del giorno, entrano nelle abitazioni ed entrano dentro le attività. Tutti convinti che solo attraverso la sinergia e la collaborazione si possa porre un freno alla microcriminalità, che sta creando un forte allarme sociale che sta mettendo in ginocchio le piccole imprese che operano lungo la valle. È necessario che ci sia una sinergia tra gli enti locali, i responsabili della sicurezza a tutti i livelli, per mettere insieme quelle che sono le nostre forze, anche perché l'aiuto delle nuove tecnologie sì, è importante, però credo che bisogna fare insieme un piano della sicurezza. Ci abbiamo 13 km quadrati di strade noi a Villamagna, l'Unione dei Comuni sono 10.000 abitanti, sono tre carabinieri. Villamagna e Ripateatina non ce la fanno, insomma, la colpa penso che non sia neanche loro, insomma. Speriamo in un aiuto maggiore, vediamo un po' se possiamo installare delle telecamere lungo la vallata, e già qualche ditta ne usufruisce. Oltre 750.000 luci natalizie prive del marchio CE, circa 3.000 capi di abbigliamento con marchio contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vasto, coordinata dal Superiore Comando Provinciale di Chieti, nell'ambito delle azioni mirate a tutelare le attività commerciali regolari. Le luminarie sono state trovate dai finanzieri in un esercizio commerciale di Vasto gestito da un cinese, scattata una sanzione amministrativa di 16.000 euro. Il secondo servizio è scaturito da un controllo sull'autostrada A14 tra i caselli di Vasto Sud e Val di Sangro. Durante l'ispezione di un furgone, una pattuglia ha scoperto 3.428 articoli di abbigliamento per bambini. Oltre ad avere il marchio contraffatto, erano in tessuto con coloranti di qualità scadente, dato che da un semplice sfregamento la colorazione dell'articolo svaniva. Il proprietario della merce è stato denunciato. Dati contrastanti sono andamento economico nel mese di dicembre in Abruzzo. Da una parte Confartigianato parla di successo per i prodotti artigianali abruzzesi, dall'altra la CISL denuncia l'assenza di adeguate politiche economiche a sostegno delle piccole imprese che vengono abbandonate al loro destino. Francesca Romana Testi. Manca poco alla fine del 2016 e si tirano le somme dell'andamento dell'economia da parte di associazioni e sindacati. Secondo Confartigianato in Abruzzo, nel mese di dicembre sono stati 121 milioni di euro quelli spesi per le prelibatezze artigiane, contando 10 prodotti agroalimentari riconosciuti come DOP, IGT e STG e 148 i prodotti tradizionali. La CNA invece specifica il trend positivo solo per il settore alimentare di fronte a un calo generalizzato della spesa che punta nella speranza dei saldi per rimpinguare le proprie casse. Decisamente meno positivo invece il quadro dipinto dalla CISL, che continua a denunciare la grande difficoltà vissuta dalle piccole imprese escluse dalle iniziative di tipo economico presentate negli ultimi tempi. L'Abruzzo non ce la farà soltanto col traino delle grandi e delle medie, ha bisogno che il tessuto imprenditoriale delle piccole, che rappresenta il 95% dell'entità totale delle imprese e soprattutto il 52% dell'occupazione regionale, e quindi nei bandi vanno previste misure specifiche per le microimprese. Riserviamo una parte delle risorse del bando a aziende di piccole dimensioni. Se poi non verranno utilizzate, allora vuol dire che non c'è la capacità imprenditoriale di rispondere positivamente alle sfide che il mercato globale comporta. Dobbiamo sapere anche che da gennaio
non abbiamo più la cassa integrazione in deroga, che è stato lo strumento che ha retto la crisi e quindi ci aspettiamo un sacco di licenziamenti, ulteriori a quelli che ci sono stati, perché la cassa in deroga finisce, la mobilità in deroga finisce, chi è che non ce l'ha la cassa integrazione ordinaria? Le piccole e piccolissime imprese. Traffico bloccato e oltre 5 km di coda sull'autostrada A14 tra i caselli di Pescara Sud e Ortona in direzione sud per un tamponamento fra tre automobili all'altezza del chilometro 396. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro. È intervenuto anche l'elisoccorso del 118 di Pescara, atterrato sulla carreggiata. Sul posto i mezzi di soccorso, personale di autostrada e polizia autostradale coordina gli interventi. Il centro operativo autostradale di Città Sant'Angelo. L'uscita consigliata per chi proviene da Ancona e Pescara Ovest. Buone notizie per il comparto agricolo abruzzese. La regione ha annunciato che 50 milioni di euro saranno destinati al comparto e suddivisi in 5 bandi già pubblicati sul sito della regione. Sono 50 milioni di euro quelli messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per il piano strategico rurale, rivolto ad un comparto che nella regione rappresenta una fetta molto importante dell'economia globale. 5 differenti bandi e la possibilità di accedere da parte di tutti coloro che rappresentino la categoria, anche le piccole realtà. Nel novembre 2015 abbiamo avuto approvato dall'Unione Europea il nuovo PSR 14-20, sono stati pubblicati finora 10 bandi per un impegno complessivo di 70 milioni di euro, oggi abbiamo pubblicato ulteriori 5 bandi fondamentali che riguardano la competitività delle imprese agricole, la commercializzazione, la trasformazione. Sulla misura 4-1 abbiamo investito 25 milioni di euro, 18 milioni di euro sulla trasformazione e poi 2 milioni 300 mila euro per quanto riguarda la formazione, soprattutto per i giovani imprenditori agricoli, e poi 2 misure per quanto riguarda il settore foreste. L'Abruzzo è coperto per oltre il 40% da boschi e foreste. Abbiamo elaborato 2 bandi, uno riservato agli enti pubblici e uno invece riservato alle imprese private. Com'è possibile accedere a questi bandi e dove sono tutte le richieste per chi ne volesse fare uso? Tutte le informazioni sono disponibili presso il nostro portale regionale, in particolar modo abbiamo psrabruzzo.it che è il portale dedicato al piano di sviluppo rurale, dove è possibile trovare tutte le informazioni utili per procedere con le istanze relative. Quali sono i requisiti? Ma sostanzialmente questi bandi hanno come beneficiari le imprese agricole regionali, inoltre ci sono opportunità anche per consorzi, reti di imprese, enti pubblici, una serie di opportunità per il mondo agricolo e per quanto attiene al settore primario nel suo complesso. Sono risorse di sostegno fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la competitività e la capacità di trasformare e commercializzare. Conferenza stampa di fine anno e di fine mandato per il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che ha diffuso i dati dell'azione amministrativa dell'ente. 241 contratti firmati nel 2016 per un investimento di circa 33 milioni di euro, cui vanno aggiunti circa 3 milioni spesi per i danni da sisma e 6 milioni della gara del nuovo ponte sul Vomano a Castelnuovo, che entro fine anno sarà assegnata di nuovo dopo la sentenza definitiva del TAR. 42 milioni di euro di opere entrate nel circuito dell'economia teramana e delle sue imprese, oltre ad un risultato importante, quello del riconoscimento dell'area di crisi Vibrata Tronto. E questo il 2016 in pillole della provincia di Teramo, esposto nella tradizionale conferenza stampa del presidente di fine anno, che segna anche la conclusione del suo mandato. È stato un anno molto difficile, che si è ovviamente ulteriormente aggravato con il terremoto, che in questo momento rappresenta per noi, per tutti, diciamo, una priorità da affrontare e da risolvere, e anche un'opportunità per programmare il futuro in modo diverso. È chiaro che il tema della sicurezza in genere è un tema che ormai è nell'agenda di ogni cittadino, quindi io quando parlo di sicurezza parlo di tutto, parlo di edifici pubblici, parlo di edifici privati, parlo di strade e parlo di ponti. Credo che le opportunità che avremo in futuro, che riguardano in particolare il modo come si intercettano fondi strutturali europei, dovranno garantire essenzialmente per prima cosa la sicurezza.
700.000 euro destinati alla sicurezza nelle scuole di Chieti, utilizzati invece per sanare i debiti fuori bilancio della giunta di Primio. È la denuncia dei consiglieri comunali di Chieti del PD che chiedono il blocco della procedura. Non si baratta la sicurezza nelle scuole, questo è il coro unito dei consiglieri del PD di Chieti che criticano duramente l'utilizzo di fondi destinati alla sicurezza nelle scuole per risanare invece i debiti fuori bilancio. Si parla di 700.000 euro a fronte di 4 milioni complessivi. Per pagare i debiti fuori bilancio per quasi 4 milioni di euro, il Comune di Chieti ha sottratto dei fondi per l'adeguamento sismico delle scuole di Chieti, soprattutto in particolare per le scuole Celdit, Mezzanotte e dell'Ollis. A noi preme sottolineare il fatto che il debito debba essere riconosciuto perché è giusto così e coloro che hanno vinto la causa, che è passata anche in giudicato, debbano essere pagati dal Comune di Chieti. Ma quello su cui premiamo e su cui lotteremo fino al prossimo bilancio per far rimettere questi stanziamenti per le scuole è per il fatto appunto che i soldi sottratti, cioè circa 700.000 euro, sono stati sottratti per l'adeguamento sismico di queste scuole. Nel mese di ottobre i consiglieri, nel corso della Commissione Lavori Pubblici sul piano triennale delle opere, avevano indicato voci di spesa da devolvere invece alla sicurezza nelle scuole, quasi 1,2 milioni di euro. Passeremo di nuovo in bilancio per il prossimo anno, per le previsioni del prossimo anno, per fare in modo che questi fondi siano appunto nuovamente stanziati per l'adeguamento sismico di queste scuole e per la vulnerabilità. Come accade ormai da 14 anni, i piccoli degenti dell'ospedale di Pescara hanno ricevuto i regali da Babbo Natale, evento organizzato da Adricesta in collaborazione con il Comando dei Carabinieri. Come diceva, Babbo Natale Carabiniere esiste ormai da 14 anni e questo evento ogni anno, da 14 appunto, torna ad allegrare l'ospedale e i degenti dell'ospedale qui a Pescara. Tutti gli anni i carabinieri si tassano e ci aiutano ad acquistare i giochi e veniamo in questo ospedale sempre nei reparti pediatrici per portare un attimo di allegria, soprattutto tanti regali e tanta gioia. È un po' inusuale vedere un carabiniere con la divisa, perché in effetti la sua divisa porta i pantaloni neri con la striscia rossa e porta anche lo suo striscione tipico dei carabinieri, ed è stata un'iniziativa molto bella. Negli ultimi anni, tra l'altro, i ragazzi si creano delle raccolte fondi per supportare i nostri progetti di Adricesta, quindi un ulteriore regalo di Natale che viene fatto nello specifico quest'anno per il progetto Arredi del Day Hospital Oncologico. Purtroppo un Day Hospital che dispone a tuttora di solo 10 postazioni per la chemioterapia, indistintamente per uomini e donne. Nel nostro progetto, convalidato dalla ASL e dal primario dottor Garuffi, sono previste 20 poltrone, quindi il raddoppio di queste postazioni, ma suddistinte in due aule, in due stanze, una per gli uomini e una per le donne, quindi anche per dare un po' più di dignità nel momento del dolore e delle terapie. Da un po' di anni andiamo anche nel reparto adulti, siamo stati in neuropsichiatria, in psichiatria e siamo stati anche in oncologia e abbiamo visto che tutti gradiscono tantissimo il suono della zampogna e dei canti natalizi che il conservatorio di Pescara con gli studenti del corso di musicoterapia da anni offrono alla nostra associazione. E ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con la Serie A e con la giornata che si è consumata ieri, l'ultima del 2016, la penultima di andata appunto nel massimo torneo. Il Pescara ha conquistato un punto prezioso a Palermo, punto arrivato nel finale 1-1 al Barbera, e Pescara che ha anche sfiorato la clamorosa vittoria in rimonta sempre nei minuti di recupero. In questo modo la squadra resta in linea di galleggiamento per cercare di competere per la salvezza. Pescara che tornerà in campo l'8 di gennaio ospitando all'Adriatico Cornacchia la Fiorentina. Ma rivediamo le fasi salienti del match del Barbera con il servizio di Paolo Renzetti, poi subito dopo le impressioni dei due allenatori Oddo e Corini.
Con un gran finale di gara il Pescara pareggia per 1-1 al Renzo Barbera di Palermo, una gara incredibile sfiorando al 49esimo la vittoria negata ai biancazzurri da una super parata di Posavec, grida vendetta anche il gol annullato a Fornasier quasi allo scadere, gol poi dalle immagini risultato regolare. Gli abruzzesi che al 90esimo sembravano quasi in B hanno invece avuto il merito di raddrizzare proprio in extremis una gara che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo campionato. Ora il mercato con la possibilità di migliorare l'organico, non ci sarà una rivoluzione ma acquisti sicuramente mirati. Davanti a Zeman seduto in tribuna, Palermo e Pescara si affrontano davanti a 25.000 spettatori, i rosanero si affidano a centrocampo all'esperienza di Gazzi e in avanti al fiuto di Nestorowski con Diamanti più indietro. Nelle Pescara non ci sono Beibec, Mitriza, Pepe, Verre e Aquilani già ai saluti, Odd opta per un particolare 3-5-2 con Zampano e Biraghi più avanti e una difesa a 3. A sorpresa uno dei tre ex rosanero, Gaston Brugman, va in panchina. Nel settore ospiti presenti 50 coraggiosi tifosi del Pescara. L'avvio è equilibrato con il Pescara più manovriero sugli sviluppi del corner e poi Memusciai ad incornare di testa alto di pochissimo. I siciliani hanno difficoltà a trovare spazi. La squadra di Corini pian piano inizia ad avanzare il proprio baricentro in avanti, trovando nella prima vera occasione al 33esimo il gol del vantaggio con una prodezza agevolata da una ingenuità della difesa pescarese. Il gol del giocatore rossanero Quaison fa esplodere il Barbera che diventa una bolgia, con Oddo che però sprona i suoi a non mollare. Si arriva però al termine del primo tempo senza altre emozioni e con il rosanero in avanti. Nella ripresa si riprende con gli stessi 22 di inizio gara e con il Pescara chiamato a cercare di recuperare il risultato. I biancazzurri fanno un po' di possesso palla ma al 20esimo e Iaialo a mancare di poco di testa il gol del 2-0 che avrebbe ammazzato la gara. Oddo a metà ripresa manda in campo Brugman al posto di Alessandro Bruno. L'inerzia della partita però non cambia con i minuti che scorrono veloci e con le possibilità di pareggio del Pescara che sembrano assottigliarsi, anche perché restano una chimera le conclusioni verso la porta di Posavec. Oddo alla mezz'ora gioca anche la carta Cristante che prende il posto di Campagnaro. Il finale di gara vede grandi emozioni. Al 35esimo c'è un'opportunità per Pettinari che allarga troppo il compasso mettendo a lato. Al 44esimo sugli sviluppi di un angolo arriva il pareggio di Fornasier che sembra in posizione regolare ma l'assistente alza la bandierina e Massa annulla fra le vibranti proteste abruzzesi, ma questa volta il finale almeno sorride al Delfino, visto che al 47esimo Gonzales sgambetta in area Caprari. Massa indica il dischetto senza esitazioni con Biraghi che si prende la responsabilità di cacciare il penalty dagli 11 metri spiazzando il portiere palermitano. I giocatori del Pescara dopo il gol corrono ad abbracciare il tecnico Massimo Oddo, mentre poco dopo al 49esimo è ancora il portiere siciliano a salvare porta risultato con una parata miracolosa su tiro violentissimo di Ledian Memusciai. Il Pescara manca la vittoria ma evita un altro KO restando così aggrappato alle speranze di salvezza. Non l'abbiamo mai perso, io quantomeno non ho mai perso, i ragazzi non ne hanno mai persi. I momenti difficili sono all'ordine del giorno nel calcio e nessuno ci può impedire di inseguire il nostro obiettivo, nella stampa, nei tifosi, nessuno. Noi crediamo in quello che facciamo, sbagliamo, commettiamo errori, ma questo fa parte della vita, del calcio, quindi il ritiro è stato per fare gruppo, per stare insieme, per lavorare meglio sugli errori fatti. Nel calcio si fa questo, quando commetti degli errori l'unica cosa da fare è lavorare sul campo per cercare di eliminarli e la seconda cosa da fare è sempre dare il massimo. Noi l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre dato, a volte abbiamo perso, abbiamo fatto qualche punto ma dando sempre il massimo, e quindi quando tu dai il massimo sei sereno. Noi siamo sempre stati sereni, poi è ovvio che i risultati negativi comportano un abbattimento dell'autostima e quant'altro, ma l'unica maniera per andare avanti è quella di credere nel lavoro in cui si fa e cercare di raggiungere i propri obiettivi. Noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente e andiamo avanti per la nostra strada. Io sono molto contento oggi in generale per una sola cosa, che i ragazzi hanno dato il 110%, io gli avevo chiesto questo. Quando tu sai di dare il massimo, un allenatore è contento. Poi noi siamo consci dei nostri limiti, dei nostri pregi,
A me interessa che i ragazzi diano tutto come io cerco di dare tutto settimanalmente, sbagliando, molte volte sbagliando, ma purtroppo l'errore nel calcio è l'ordine del giorno, la perfezione non esiste, si raggiungono gli obiettivi cercando di sbagliare il meno possibile. Dai ragazzi ho visto veramente grande energia, voglia di uscire da questo momento, sicuramente Posavec ha fatto una parata importante, sarebbe stato troppo oggettivamente oggi perdere una partita che ci vedeva a 2 minuti dalla fine vincerla, però questo è il calcio ed è stato veramente bravo a farci portare a casa almeno questo punto e come dici tu in un momento e nei mesi dove purtroppo tante volte si è andati a valutare gli aspetti negativi, trovare anche dei punti di forza che possono poi essere migliorati è fondamentale, questo è stato il mio lavoro. La squadra ha fatto quello che ho chiesto nello sviluppo del sistema di gioco che abbiamo fatto il primo tempo, nei piccoli cambiamenti e accorgimenti che abbiamo fatto a partita in corso, ho chiesto anche da questo punto di vista disponibilità da parte loro, perché a volte per un allenatore è difficile comunicare e avere la possibilità di farlo attraverso qualche giocatore di esperienza che abbia la consapevolezza che quando gli dai un'indicazione abbia la capacità e la forza di trasmetterla ai compagni, e questo secondo me è fondamentale da questo punto di vista. E se per il Pescara è stato l'ultimo impegno del 2016, scendendo in Lega Pro, il Teramo a minuti giocherà la sua penultima gara del 2016, quella valevole per la prima giornata di ritorno al Bonolis. Arriva il Lumezzane, siamo in collegamento con Jacopo Forcella proprio dallo stadio Bonolis, subito le ultimissime, in particolare per le formazioni. Buon pomeriggio Jacopo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio anche a tutti i telespettatori del TG6, tra pochissimo in campo la Lega Pro che di fatto non si ferma per le festività natalizie ma andrà avanti oggi e anche il prossimo 30 dicembre. Stanno scendendo proprio in questo momento sul terreno di gioco Teramo e Lumezzane, inizia dunque il girone di ritorno per i biancorossi di Lamberto Zau e anche oggi ci sono delle novità dal punto di vista della formazione, ancora fuori e Santovini nell'11 biancorosso, così come Salis che è stato febbricitante, allora c'è Altobelli, dunque il solito 4-3-1-2 per Lamberto Sauli, Rossi tra i pali, difesa da destra a sinistra con Altobelli capitano, Speranza e Coraggio, centrocampo con Carraro nel ruolo di playmaker, le due mezziali sono Boulevard e Ilari, Di Paolo Antonio trequartista alle spalle di Frattangelo e Croce in panchina, Calore, Peterman, Santovini, Petrella, Canelli, Orlando, Carcali, Forte, Caidi, Mantini, Cesarini e Demetrio Steffè. Dunque qualche sorpresa nell'11 biancorosso, qualche sorpresa attesa in settimana rispetto a quelle che erano state le parole del tecnico Lamberto Zauli. Tutto confermato invece sul fronte Lumezzane, 4-3-3 per Luciano De Paola, Pasotti tra i pali, difesa a 4 con Bonomo, Sorbo, Tagliani e Rapisarda, Arrigoni nel ruolo di playmaker con Varas e Calamai interni e poi la tridente composto da Bacio Terracino e Russini ai lati dell'attaccante Barbuti in panchina, il secondo portiere Gianmarco Fiori, speciale Gael Genevier, escluso dunque perlomeno all'inizio da questa partita, Allegra, Leonetti, Brusacà, Gentile e Magnani. Arbitro dell'incontro il signor Paride De Angeli di Abbiategrasso, assistenti Andrea Zingrillo di Seregno e Ilenia Dalia della sezione di Trapani, nel Teramo fuori Jefferson, infortunato, così come Sales e Scipioni. Le squadre sono già disposte sul terreno di gioco, tra pochi istanti il fischio d'inizio di questo Teramo Lumezzane, prima del girone di ritorno e di fatto gara che anticipa di 2 giorni il Natale. Per il momento è tutto dal Bonolis, Andrea, a te. Grazie, grazie a Jacopo Forcella. Chiudiamo con la pallanuoto. È tornato nei giorni scorsi a Pescara il Maradona della pallanuoto, ovvero Manele Stiarte, che alla piscina Lenaedi ha incontrato i più giovani. Vediamo. Allora Stiarte, l'entusiasmo non manca mai qui a Pescara quando si parla di pallanuoto, quando si parla con te, quando si parla con i ragazzi più giovani. È bello che ci sia entusiasmo a Pescara nella pallanuoto. Io penso che non si è perso mai. Ci sono diversi momenti, periodi, però Abruzzo, Pescara è planotistica in fondo, c'è molta tradizione, ci sono stati dei momenti straordinari e adesso si sta cercando di riorganizzare nel vivaio e sono sicuro che si farà del bene.
A questi ragazzi hai parlato di pallanuoto, hai parlato di sport, ma hai parlato soprattutto di valori, no? E sei riuscito a tenerli incollati per 35 minuti buoni. Ci parlo come un vecchietto, capito? I valori, ma è vero, alla fine ti rimane questo, quando passa il tempo, guardi un po' indietro, dai molto valore ai momenti vissuti nel percorso, non tanto al traguardo finale, l'Olimpiada vinto, il campionato del mondo vinto, anche se me lo tengo stretto, però quei momenti vissuti con i compagni, nella società, nella piscina dove hai cresciuto, nella piscina dove poi hai competuto con i tuoi compagni, ripeto, è la cosa che gli dai più importanza, quello che hai imparato in questo percorso, no? Tutti questi valori di umiltà, di rispetto, di gruppo, di sacrificio, di disciplina, di lavoro, eccetera, sono le cose che poi ti servono nella vita, ti aiutano, almeno la penso così adesso. Passa il tempo e tu valorizzi, tu ti rendi conto di dove sta la vera essenza di una vita, sta nella famiglia, sta nei tuoi figli, in tua moglie, e la gente che ti vuole bene, la gente che voglio bene, cioè che loro stiano bene, per questo priorità assoluta, se tu mi dici un sogno nel cassetto, la felicità dei miei, ma via, è scontato, senza dibattito. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi lascio alle previsioni del meteo, grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.